piace che siamo arrivati in una avanzata, quindi probabilmente io mi occupo di questi temi come ha annunciato, ho lavorato per 30 anni in un ufficio ministeriale che controlla le pubbliche amministrazioni, ho lavorato alla Ragioneria dello Stato, quindi sono allenato un po' a controllare il rispetto delle leggi in materia soprattutto di spesa pubblica e mi occupo da 3-4 anni a questi temi, quando sono andato in pensione. Grazie al Presidente dell'Associazione faccio parte di un nucleo regionale che si chiama Comitato Regionale Associazione dei Consumatori e Utenti, che deve tutelare voi, gli utenti dei servizi. Quindi faccio parte di questo nucleo come associazione dei consumatori che deve tutelare l'utente del servizio. Voi, i vostri figli, quando prendete il treno, sulla qualità dei servizi, sulle carte dei servizi che poi toccherò. Io mi dedico a questo, non mi paga nessuno, lo faccio per passione, perché credo che con le leggi attuali ogni cittadino può, se ha tempo di dedicarsi, diventare un cittadino attivo e pretendere diritti di trasparenza, di partecipazione, di rispetto delle leggi della pubblica amministrazione. Sappiamo benissimo, questo lo dice, lo dicono le indagini, lo dice l'Autorità Nazionale Anticorruzione, lo dice la Direzione Investigativa Antimafia, basta leggere le relazioni pubblicate sul sito che ogni 6 mesi la Direzione Investigativa Antimafia fa la relazione al Parlamento sullo stato della criminalità organizzata nel nostro Stato. Purtroppo c'è un legame stretto, indissolubile oramai tra politica, criminalità organizzata e anche dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché spesso, come ha dimostrato il processo Capitale, ma anche altri processi penali, purtroppo il politico ha bisogno, soprattutto nella fase elettiva, di capitali, di finanziamenti che lo aiutano nelle campagne elettorali e quindi nasce poi un debito verso chi lo aiuta in queste campagne, che sono i poteri delle lobby, ma sono anche la criminalità organizzata. Quindi c'è un legame stretto, indissolubile, che bisogna contrastare. In che modo? Uno degli strumenti che ha il cittadino sono quelli della osservanza da parte degli enti locali, da parte degli enti diciamo che esistono sul territorio, delle leggi attuali, perché noi abbiamo delle leggi molto importanti che però nessuno illustra i cittadini, nessuno, anche le pubbliche amministrazioni applicano parzialmente, le leggi anticorruzione. Noi abbiamo un'autorità nazionale anticorruzione, ogni pubblica amministrazione deve aggiornare ogni anno il piano di prevenzione della corruzione. Pensate, lo deve fare con una consultazione pubblica che deve chiedere ai cittadini, alle associazioni presenti, consigli e suggerimenti sul piano di prevenzione della corruzione. E lo fanno invece in modo subito, lo fanno pubblicando solo sul sito l'avviso, sperando che nessuno se ne accorga per dare suggerimenti. Comunque adesso i temi sono tanti che potrei toccare, tocco magari quello che è più a cuore di oggi, il contrasto della criminalità organizzata. Nella nostra regione, ci sono dei documenti, delle affermazioni, infatti partiamo da quello che ha fatto Macri è il procuratore regionale, il settore penale della procura di Ancona, che è andato in pensione da poco tempo. Macri il 7 giugno 2016 ha concesso un'intervista all'Estero del Carlino. Queste sono le sue dichiarazioni. Giustizia all'arte. Il magistrato Macri parla di un'Ancona. Ancona si estende non solo alla città d'Ancona, si estende a tutto il territorio, che ha un substrato sociale marcio, cioè un intreccio di luoghi, di poteri forti, con associativismi, tutele reciproche grazie alle entrature nelle istituzioni, alle amicizie, il collante e la massoneria. Poi lui continua dicendo che la politica non è allarmata di questo, non fa nessuna denuncia, nessuna segnalazione, come se tutto andasse bene nella nostra regione. Poi ci sono delle dichiarazioni, infatti, analoghe da Palumbo. Palumbo è il procuratore della provincia di Pesaro, attualmente in pensione, ha detto anche lui, ha lanciato un allarme della criminalità organizzata nella nostra regione. E ha detto che ora che la nostra regione si dota di un osservatorio sulla criminalità organizzata, questo l'ha detto l'anno scorso. Io ho cercato di studiare questo fenomeno, poi c'è Soltani è il nuovo procuratore regionale che si è insediato da poco, che in un recente convegno ha detto cose anche lui gravi, che aveva già detto dal 2015 della infiltrazione della criminalità organizzata nella nostra regione. Ma andiamo a fatti più recenti. 10 novembre 2017. La regione Marche può ancora considerarci un'isola felice? Questa è la domanda e le risposte sono fatti di cronaca pubblicate sulla stampa. Corriere Adriatico 10 novembre 2017. Mutui per 5 milioni dalla Banca delle Marche a imprenditori legati alla 'Ndrangheta.
resto del cammino 10 novembre 2017. Anche i prestiti di Banca delle Marche per avviare le imprese della Marca. Un dossier, un gruppo legato al clan avrebbe investito nei cantieri edili di Senigallia e Pesaro. Questi sono l'esito delle indagini del processo contro Banca delle Marche. Siamo a novembre 2017. A seguito di questo, il 22 novembre 2017, quindi siamo neanche un mese fa, alcuni onorevoli locali, tra cui Lodolini, del PD, presenta un'interrogazione al Ministro per la presenza dell'Andrangheta della nostra regione. Hanno proposto un'interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dell'Interno per sapere quali iniziative si intendano adottare per prevenire e contrastare il proliferare della criminalità organizzata nel nostro territorio. Ho fatto uno studio per vedere le regioni, siccome alcune regioni hanno emanato delle leggi per contrastare la criminalità. La regione Marche, vengo a scoprire che con una legge, la numero 16 del 7 luglio 2014, anche su nostre segnalazioni, nostri continui inviti alla regione, perché quando ogni anno si aggiornano i piani di prevenzione della corruzione, noi forse siamo gli unici nelle Marche, scriviamo, abbiamo subito scritto perché seguiamo queste leggi, dobbiamo conoscere le leggi che ci sono nuove, la legge 190 del 2012, tutte le delibere dell'ANAC, della CIVIT, occorre una cittadinanza, ma anche altre associazioni che purtroppo sono assenti in questo settore e se le studiano e vedono che cosa succede. Noi abbiamo chiesto alla regione di emanare una legge come ci sono in altre regioni per contrastare la criminalità organizzata. Poi da uno studio che ho fatto vengo a sapere che c'è una legge, la 7 luglio 2014, numero 16, che aveva previsto l'istituzione di un tavolo di concertazione permanente in materia di politiche integrate di promozione della legalità e di contrasto quindi alla criminalità organizzata nella nostra regione, con la partecipazione dei prefetti, dei questori, del procuratore generale della Repubblica, poi c'erano anche dei rettori e di altre autorità. Questa è una legge del 2014, luglio, io facendo gli studi lo sono venuto a conoscenza un mese e mezzo fa, non più. Sono andato a un convegno che c'era in Ancona 20 giorni fa, in cui c'era questo onorevole Lodolini, si parlava, c'erano anche dirigenti del presidente della giunta della regione Umbria, per programmare una delle iniziative comuni tra le nostre regioni, regione Marche e regione Umbria. Io sono andato per poter fare questa domanda, siccome la regione Umbria ha dal 2009 un osservatorio per il contratto della criminalità organizzata che funziona. Volevo dire, ma allora cerchiamo di collaborare con la Regione Umbria su questo fronte, visto che la nostra Regione ha questa legge del 2014 che non è stata mai attuata. Una legge che prevedeva il contrasto della criminalità organizzata nella nostra Regione, votata dal Consiglio regionale, dove ci sono 5 stelle, 7 stelle, 8 stelle. Nessuno ha denunciato la mancanza di attuazione di questo tavolo. Cosa vuol dire questo? A me non hanno fatto parlare quel giorno, ma io ho parlato lo stesso, ho urlato. E Giancarlo, che era consigliere regionale lì presente, ha detto: ma scusi, lei era consigliere regionale nel 2014, non sa che c'era questa legge? Non vi siete accorti nessuno in consiglio regionale che questo tavolo valido, importante, questori, prefetti, non è stato mai convocato? Devo essere io che non sono nessuno a denunciare questa cosa. L'ho messo in imbarazzo perché c'era vicino a lui, non so chi fosse, un politico ed altro. Amici, l'assicuro, domani mattina faccio un'interrogazione in consiglio regionale. Allora io gli ho scritto, dico: bene, me la mando quando la scriverà. Aggiunga anche questo: abbiamo delle leggi, dei disegni di legge presentati in consiglio regionale sulla regolamentazione delle attività delle lobby, il tema focale di cui stavano parlando, tutti si ricollega a tutti questi discorsi. In Italia manca una legge che regolamenta l'attività delle lobbies e ne disciplina la trasparenza. Adesso l'ha fatta la Camera, recentemente alcune regioni hanno fatto delle leggi su questo fronte. E ci sono dei disegni di legge fermi in Consiglio regionale. Uno era stato presentato nella precedente legislatura da 4 consiglieri regionali, tra cui Solaris, che era vicepresidente del Consiglio. L'hanno presentato, poi è rimasto lì, cade la legislatura, decade. Ce n'è un altro presentato ultimamente da Bugaro. Allora ho detto: caro Giancarlo, dato che ci sei, che fai queste interrogazioni, chiedi pure questo disegno di legge che è fermo lì. E a noi ce l'avevano approvata la nostra richiesta alla Giunta nel 2015, quando avevamo presentato suggerimenti e proposte. Una legge che disciplina regolamenta l'attività dell'Office. Caro Giancarlo, chiedi anche questo nella tua interrogazione. Caro Giancarlo, il nostro caro presidente Ceriscioli, quando ha fatto la campagna elettorale,
E io già all'epoca andavo, quando faceva campagna elettorale, col caro professor Ceriscioli, a me piacerebbe che lei nella campagna precisasse che cosa si intende per trasparenza e partecipazione. Io vorrei che lei dicesse, se partecipazione, se io vengo eletto, io emano, propongo una legge, come ce l'ha in Toscana, la Toscana c'è già una legge sulla partecipazione importantissima, dal 2007 funziona. Quando deve fare le scelte più importanti, convoca con degli incontri che possono durare anche 6 mesi, si chiama dibattito pubblico, convoca la società civile, convoca gli stakeholder, convoca anche i cittadini per discuterne insieme. Allora io, caro Giancarlo, sappi che c'è bisogno anche nella nostra regione di emanare una legge sulla partecipazione, che non sia solo uno slogan. E io ho collaborato con Mastro Vincenzo, perché all'epoca, quando ho proposto questa idea, Mastro Vincenzo, presidente del Consiglio regionale, amici, vieni e parli con i miei dirigenti del capo di gabinetto, il dottor Sabi, faccio noi, io sono andato, ho perso tempo 2 giorni, ho portato leggi di altre regioni, è tutto fermo, non mi hanno neanche più risposto, proprio, anche scorretto. Allora Giancarlo mi scrive oggi, ma manda l'interrogazione che è qui, che forse qualcosa si muove. Allora io mi chiedo, c'è veramente la volontà del politico di contrastare la criminalità organizzata? Viene naturale questa domanda. Se ci fosse stata questa volontà, possibile che questo disegno di legge così importante è rimasto nei cassetti? Ma mi chiedo anche, questi questori tipo Palumbo che da Pesaro lanciava l'allarme ora che la Regione Marche faccia un osservatorio per contrastare la criminalità organizzata, o non conosceva che già una legge c'era, perché se la conosceva avrebbe dovuto dire mi rivolgo alla Regione, c'è questa legge, comincia ad applicarla, che prevede la partecipazione dei questori. Io, se volete, vi invito ad andare a vedere legge 7 luglio 2014, numero 16, basta che andate su Google e digitate il numero 16 2014, legge Regione Marche, la vedete. Quindi ecco, questo è uno dei tanti argomenti, delle tante battaglie che facciamo. Ne facciamo un'altra sulla legalità, importantissima, che si riconduce anche al tema di cui parlavate prima, le carte di servizi. Noi abbiamo delle leggi, una è il DPCM 27 gennaio 2004, no scusi, 1994, ho sbagliato la data qui, DPCM 27 gennaio 1994, che esiste da 23 anni, è la direttiva Ciampi Cassese, Cassese è uno dei massimi esperti di diritto amministrativo. Questa direttiva prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, quindi dai comuni, alle province, alla regione, anche alle scuole, di emanare le carte di servizi. Le carte di servizi sono importantissime perché non è un documento semplice in cui si illustra chi è il dirigente, chi è il funzionario, che orario fa. No, nelle carte di servizi devono essere stabiliti degli standard di qualità e di quantità del servizio, che sono generici o specifici. E questi standard devono essere migliorati annualmente. E un passo ancora in più, prevede questa norma che se la pubblica amministrazione non rispetta lo standard, l'utente del servizio ha diritto ad un indennizzo. Ma vi spiegate l'importanza di questa norma? Cioè, riuscite a capire? È la pubblica amministrazione che si impegna a garantire lo standard. Lo standard può essere quando prendete il treno, quando prendete il treno che magari c'è un ritardo, o quando chiedete un documento in comune che supera quel tempo dello standard, quindi vi deve dare un indennizzo. Oppure nella sanità, quando c'è un tempo che stabilisce in vista dell'attesa che dovete fare allo sportello e voi mandate lì, magari state 1 ora, 2 allo sportello perché c'è una coda, quando c'è lo standard, non deve superare mezz'ora, la supera, io vado all'ufficio URP, dico l'hai superata, adesso mi dai l'indennizzo. E le carte dei servizi sociali, non ci occupiamo anche delle casse, delle categorie meno fortunate, disabili, poveri. La legge 328 del 2000, quindi esiste da 17 anni, prevede l'obbligo per tutti i comuni di fare le carte dei servizi sociali. E quindi nelle carte dei servizi sociali ci devono essere questi standard minimi. La regione Campania, per quanto si parla della regione Campania, io questi temi li porto sui tavoli del professor Di Stanislao, che è stato presidente dell'ARS, direttore generale dell'ARS, adesso si è dimesso purtroppo, perché avevamo concordato forse di chiedere un tavolo per cominciare a lavorare. Attenzione, questi standard di qualità dei servizi devono essere concordati con noi, con le associazioni dei consumatori che stanno al CRCU, perché altrimenti la pubblica amministrazione è autoreferenziale, fa degli standard come vuole. Questo esiste anche per la tematica dei vaccini, perché se fossero state applicate leggi
da parte della nostra regione, voi andate sul sito in amministrazione trasparente, andate a vedere se ci sono le carte di servizi, le ASO, le ARRAS. Ci stanno le prese? Non ci sono, ci sono scarse. Se ci sono non hanno quei criteri di cui parlavo. Che sto facendo io? Siccome questa normativa che l'ha fatta un esperto di diritto amministrativo ha messo delle sanzioni disciplinari amministrative nei confronti dei dirigenti generali, dirigenti che non rispettano questa direttiva, allora io scrivo. Io ho scritto agli uffici di provvedimenti disciplinari, voi sapete che ogni pubblica amministrazione ha un ufficio di provvedimenti disciplinari, cioè una commissione che valuta se il dirigente, quel funzionario, ha violato il codice disciplinare, ha violato qualche legge e pertanto promuove un'azione disciplinare per sanzionare il funzionario dirigente. Siccome c'è questo articolo 3 di questo DPCM, io una volta ho constatato che sui siti non ci sono le carte dei servizi e lo sto facendo con il Comune d'Ancona, con il direttore generale dell'ASO, Marche, attenzione, io sto giocando queste carte nei settori anche più importanti, il trasporto pubblico locale, la sanità. Io ho fatto una diffida. Ho scritto alla commissione di disciplina di comuni importanti, perché queste leggi prevedono queste possibilità, di applicare le sanzioni nei confronti dei dirigenti, perché mi sembra giusto. Se il cittadino trasgredisce il codice della strada, io ieri ero a un convegno a Filotrano, 18.600 sanzioni nel codice della strada per un autovelox ritenuto illegittimo che ha distrutto delle famiglie. Se il cittadino trasgredisce un codice o viola una norma, paga la sanzione. E se ha perso il lavoro, ha perso il punto, deve pagare, adduce le incombenze, non è solo la questione, quando va a piangere il comandante della polizia, io ho perso il lavoro, mi arriva la stasera, mi dispiace per lei, ma qui deve pagare, se no facciamo un'ingiunzione, facciamo un miglioramento. Allora, se c'è una norma che prevede una sanzione al funzionario come questo, io voglio che venga applicata, perché dobbiamo cambiare questo criterio delle pubbliche amministrazioni responsabili. Dobbiamo cambiarlo, abbiamo gli strumenti adesso, voi dovete chiedere ai vostri comuni di cominciare a fare le giornate della trasparenza, dovete farlo, abitate a Civitanova, è un obbligo di legge, la delibera Civiti numero 2, noi andiamo nelle scuole a imparare queste cose, stiamo facendo un progetto con la Giunta, siamo andati in tutte e 5 le province, continueremo, andremo nella scuola, abbiamo l'onore di avere il dirigente scolastico, venite, perché dobbiamo capire queste leggi. Perché se no non si cambia questo paese. Abbiamo delle leggi meravigliose, devono la voce dell'Europa, attenzione. Queste leggi non ce l'ha regalata sulla trasparenza il governo italiano. Noi apparteniamo all'Unione Europea e l'Europa, in base alla classifica dei paesi corrotti, c'è una classifica internazionale tenuta da Transparency International, che è riconosciuta di valore ufficiale, che parla della zona dei paesi dove la percezione della corruzione è più alta. L'Italia è uno dei paesi di fanale di coda. Ma sapete quanto vale una graduatoria, un salire un punto su quella graduatoria a livello di fiducia internazionale, a livello di investimenti di capitali dall'estero? Ogni punto vale milioni di euro di danni. E quindi l'Europa pretende, in base alla posizione in graduatoria, che l'Italia emani delle leggi sulla trasparenza e il contrasto della corruzione, sempre più forti. Queste leggi le emanano, poi nella realtà andiamo a vedere, non le applicano. Vi faccio un esempio, io sto facendo una battaglia enorme, io sto in questo tavolo del CRCU, c'è una legge, la 150 del 2009, poi la 33 del 2013, che ha detto che le pubbliche amministrazioni devono emanare i piani triennali della trasparenza e dell'integrità, sui quali devono chiedere il parere alle associazioni dei consumatori, che stanno nel Ministero dello Sviluppo Economico a livello nazionale, a livello regionale stanno questo io, il CRCU. Chiedere il parere vuol dire che le pubbliche amministrazioni sul piano della trasparenza e dell'integrità, e ricordiamo che la trasparenza è la medicina più efficace per contrastare la corruzione, perché la corruzione opera dove c'è opacità, dove non c'è la possibilità di vedere, e il corrotto e il corruttore hanno entrambi interesse che tutto rimanga celato, e questo è l'efficacia perché va avanti la corruzione, perché tutti hanno interesse. Scusate se io ho questo tono, ma purtroppo... No, perché dovrebbe aprire la sala. No, se siete stanchi, ditemi, io sospendo in qualsiasi momento. Se vi interessa, continuo. No, interessante, però io ti sicuro perché poi dobbiamo aprire la sala, perché parlo più di tutto il tono. Vedete voi, me lo dite voi, io sono qui, ancora non mi pare che sono anche male. Me lo dite voi, se mi stanco, io chiudo anche adesso. Se vogliamo continuare, questa sta bene. Ma lo dico io, 5 minuti ancora, no, se no si sta... Facciamo dire loro, no, per essere... Scusa, andate a aspettare, scusami. Ma che parlo, non mi dà spiegare. Già me l'ha detto, allora, appunto è questo. Abbiamo delle leggi meravigliose, dovete essere cittadini attivi,
Dovete imparare queste cose, dovete pretendere dai vostri comuni le giornate della trasparenza, dovete andare sul sito a vedere quello che manca, dovete dire al vostro sindaco oggi, c'è la consultazione pubblica adesso che devi fare del piano anticorruzione, la devi fare entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dice che la devono fare con la consultazione pubblica, devono sensibilizzare i cittadini sui piani anticorruzione che fanno le pubbliche amministrazioni. Non lo fa nessuno. L'ha fatto ieri il comune di Mondolo, ho visto sul giornale, ha messo un annuncio dicendo: cari cittadini, avete il piano anticorruzione che è sul sito. Cittadini, ma non solo, anche associazioni, studenti, università, datemi suggerimenti e proposte. Quindi andate adesso, l'ASO Marche farà anche lui il piano anticorruzione nuovo e chiederà suggerimenti e proposte. Seguitelo, scrivete al responsabile della commissione un suggerimento, dovete emanare la carta dei servizi, specialmente sull'uso dei vaccini, perché quello che tu hai detto a voce si può scrivere all'ASO quando adesso aggiorna il piano di corruzione, o all'area vasta. Dovete dire al direttore dell'area vasta, dovete fare le giornate della trasparenza presso ogni area vasta. Io l'ho detto, l'ho minacciato, no, ne fanno una presso l'ASO Marche. Voi sapete che la regione è divisa in 5 aree vasta, una per ogni provincia. Allora la giornata della trasparenza è importantissima, perché c'è un incontro una volta all'anno, anche due, la regione in Sardegna ne fa quattro all'anno, è un incontro con i cittadini in cui devono spiegare il piano di corruzione, in cui c'è un confronto. Dovete pretenderlo voi dai vostri comuni, dall'ASO Marche. L'ASO Marche la dovrebbe fare presso ogni area vasta. Comunque adesso, per esempio, uno strumento efficace è questo. Voi avete un problema con la pubblica amministrazione, manca la trasparenza sulle vaccinazioni. Quando adesso l'ASO Marche, e potrebbe farlo nel giro di 5-6 giorni, quella cifra l'ha fatto, telefonate all'ASO Marche. Quando iniziate la consultazione pubblica per l'aggiornamento del piano di corruzione, vi diranno stiamo lavorando, inizierà il 15, allora la seguite e diventate cittadini attivi, perché le chiacchiere, piangersi addosso, non si risolve nulla, abbiamo degli strumenti nuovi. Allora Fabio, okay, sì. Perfetto, perché poi dovremo chiudere. Facciamo così, a gennaio, dopo le feste, facciamo un incontro qui a Civitanova, dove mettiamo in pratica il discorso della carta dei servizi che ci interessa con le tue conoscenze. Sì, ma io vi dico, voi siete cittadini di Civitanova, abitate a Civitanova? Sì o no? Sì, ma sì, cittadini di Civitanova. Dove abitate? Abitate? Abitate in un comune, intanto suppongo qui vicino, no? Sì. Allora io vi invito a fare questo. Andate domani sul sito, su Google, mettete su Google giornate della trasparenza. Vedete, delibera Civit numero 2 del barra 2012. Delibera Civit, che è la commissione di indipendenza, valutazione di integrità e trasparenza della pubblica, numero 2 del 2012. Dice come devono essere fatte le giornate della trasparenza. La leggete, vi rivolgete al vostro sindaco o al vostro consigliere di turno, dice qui c'è un obbligo che esiste dal 2010 di fare una giornata della trasparenza all'anno. Allora noi chiediamo che tu la faccia, inizi, mi spieghi il piano anticorruzione del comune, mi spieghi il piano della trasparenza e mi parli di quell'argomento di cui mi ha parlato il dottor Amici, che sta delle carte dei servizi. Perché non hai le carte dei servizi? Andate sul sito, mi spieghi amministrazione e trasparenza e quei documenti ci devono essere. E poi dice un settore importante, servizi erogati. Voglio che mi spieghi le carte dei servizi. E voglio che inviti il dottor Amici a fare un confronto, perché sennò mi prendono anche in giro, mi parlano delle carte dei servizi dicendo che la carta dei servizi c'è. Ma dove stanno gli standard? Dove stanno le sanzioni ma per mancato rispetto dello standard? Io voglio questo. Ho fatto un'indagine, scusi, vi dico questo poi vi lascio. La Genas, chiamo della sanità, ha fatto un'indagine con l'Università Tolerata di Roma, con l'ANAC, proprio per vedere come vengono applicate queste norme sulle carte dei servizi nelle varie aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Uno dei punti più importanti per il cittadino, e meno importante per loro, è quello proprio dell'indennizzo, cioè il mancato rispetto dello Stato, l'indennizzo all'utente. Sapete che percentuale di aziende del Servizio Sanitario ha rispettato questo articolo? Sì. Probabilmente anche un 10%, un 20% o l'1%. Zero. L'1%. Ah. Perché? Io mi chiedo perché. È una legge. Perché? Perché nessuno ha reagito, nessuno conosceva quella legge. Se ci fossero state associazioni di consumatori, scusate, con le palle aggressive, cosa che non esiste, perché quando noi facciamo i convegni, quando andiamo a incontrare le ASO, non ci viene nessuna di quelle grosse, quelle consumatori, ADO e queste qua. A Riconso, se ci fossero, come ci sono stati in Toscana, voi andate sul sito della regione toscana, andate a vedere l'osservatorio della qualità dei servizi, lì lavorano da 10 anni sulle carte dei servizi, sugli stand, osservatorio della qualità dei servizi,
E allora quando c'è la giornata della trasparenza della giunta, venite, telefonate in giunta, Regione Marche, voglio sapere quando fai la prossima giornata della trasparenza. E io vengo, mi documento prima un po' su questi temi e io sono disponibile, se vogliamo fare un convegno, io vado in giro per le scuole a imparare queste cose, mi appassiono, vi mando, se mi mandate le leggi, tutta la normativa sulle carte di servizio, lei lo mandate per sé. Questo è il carte di servizio, è un tema, però ce ne sono tanti. Dobbiamo essere cittadini attivi, perché se manca la città, io sono solo a fare queste cose nella regione, purtroppo. E voglio continuare a farlo perché credo, dobbiamo essere figli, possiamo cambiare per i vostri figli. Vi faccio questo esempio, poi vi chiudo. Ero arrivato prima, questa legge prevedeva l'obbligo per noi associazioni di consumatori di dare pareri sui piani della trasparenza e dell'integrità. Sapete cosa ha fatto il governo col decreto legislativo 97 del 2016, il famoso decreto sbandierato di riforma della trasparenza? Ha eliminato i piani della trasparenza e dell'integrità. La materia della trasparenza confluisce nel piano di prevenzione della corruzione. Allora io appena ho letto questa bozza del decreto legislativo mi sono preoccupato, ma come, io se lavoro adesso con tanta efficacia, perché quando scrivo, scrivo come parere obbligatorio, quindi parere, un conto è scrivere liberamente, un conto è scrivere perché una legge ti attribuisce il potere di dare il parere obbligatorio a mente. L'hanno abolito, io sono andato a Roma, ho parlato con il dirigente generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ho scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho scritto alle altre associazioni, ma com'è possibile? Il governo elimina l'obbligo del parere delle associazioni, nessuno lamenta, nessuno si lamenta, nessuno contesta. Ho telefonato alle associazioni a livello nazionale, ho telefonato a questo organismo di CNCU, nessuno ha denunciato questa cosa. E io ho scritto adesso l'altro giorno al Presidente della Repubblica, al Presidente delle due Camere, anche perché la norma di delega al governo su questa riforma prevedeva proprio l'istituzione del piano triennale della trasparenza e dell'integrità, sentite le associazioni dei consumatori e di utenti, era importante questo cammino. L'hanno abrogata questa norma, in un modo subito, non hanno detto che non c'è più il parere nostro, hanno detto i piani della trasparenza e dell'integrità non esistono più. La trasparenza viene disciplinata all'interno del piano di prevenzione della corruzione e quindi di conseguenza il parere nostro non c'è più. Le altre associazioni, sapete cosa ci hanno detto? Ma forse è un bene, perché non eravamo attrezzati per fare queste cose. Questa è la realtà, la trasparenza la vogliono tutti a casa degli altri, quindi lottiamola. E chiudo io, se ne chiudo. Grazie, Paolo. 50 secondi. Sì, fai, abbiamo 5 minuti, quindi.